Marta, un'estate da incorniciare per te, bellissima, due medaglie importanti a luglio all'Under 23 agli europei e poi una settimana fa praticamente un argento in Coppa Europa, proprio un'estate stupenda. Sì, più che altro inaspettata, perché considerando che un anno fa ero ferma ai box con tre microfratture, non me la sarei mai aspettata, però cioè, avrei voluto ancora di più in realtà io, avrei voluto fare meglio e nulla, speriamo ancora non sia finita, speriamo di andare avanti, adesso devo ancora gareggiare inizio settembre e poi vediamo. Un'Italia giovanissima che è andata oltre le previsioni nella gara di Coppa Europa, si puntava alla salvezza, è arrivato un quarto posto, un risultato ottimo e soprattutto perché è stato ottenuto con tanti ragazzi. Sì, un risultato ottimo e che poteva, eravamo davvero un soffio dal secondo posto, a un punto e mezzo dal secondo posto, quindi sì, è un risultato che sicuramente fa ben sperare, calcolando anche che sì, eravamo una nazionale molto giovane e quindi speriamo bene per il futuro. Mancavano le stelle, mancava Tamberi, mancava Tortu, quindi con loro potevate ambire alle primissime posizioni. Sì, sì, è vero, però sono stati sostituiti comunque da gente molto valida, quindi è andata bene anche così. Adesso ti sei goduta qualche giorno qui, trascorri spesso le vacanze in Sicilia o è stato un caso sporadico? Saro più volte mi ha invitato, però quest'anno è stata la prima volta che sono venuta a casa del mio allenatore, a Sant'Agata di Militello, e niente, è stato bellissimo, ci tornerò sicuramente. La gara com'è stata quella di oggi? Velocissima, per te magari un po' più lunga del solito, però immagino molto piacevole. Sì, sì, in realtà questa gara l'ho presa come allenamento, anche perché questa settimana ho scaricato dopo la Polonia e ho anche molto nuotato, quindi un po' l'ho sentita, cioè, ho i muscoli un po' indolenziti, però è stata una gara bella, mi sono trovata bene con Vincenzo, è stato un bel medio in compagnia.